Vai. Schiaccia un po'. Tira via. Tac. L'impronta. Che non si vede la termocamera. Ciao amici e benvenuti! In questo video vi parlerò di termocamere, in particolare di questo prodotto. Andremo a vedere come funziona questo prodotto in generale, le termocamere. Vi farò anche un po' di esempi pratici, andremo a vedere come funziona praticamente questo prodotto e in generale come si utilizzano le termocamere. Infatti, questa tipologia di prodotto può essere davvero molto utile a tutti quelli come noi che amano il fa da te. Infatti, consentono di fare delle verifiche, delle ispezioni in modo molto accurato, soprattutto in campo elettronico, meccanico e in edilizia, ma anche in tantissimi altri campi, è sempre davvero molto utile. Quindi adesso vi presenterò il prodotto se non lo conoscete già. Infatti Vevor, con questo dispositivo, con questa termocamera, ci propone il prodotto professionale. Quindi adesso andiamo a vedere come funziona, ma facciamo un velocissimo unboxing per vedere cosa ci propone in questa fornitura e poi andiamo a provarlo. Quindi andiamo ad unboxare. Una brevissima nota prima di passare all'unboxing, infatti vi volevo chiedere di sostenere il canale con un bel like su questo video e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, attivando la campanellina per avere le notifiche dei prossimi video che posterò. Nelle descrizioni vi lascio tutti i link legati a questo prodotto e in generale ai miei social. I commenti sono sempre a vostra disposizione e io vi leggerò sempre davvero molto molto volentieri e cercherò di rispondere a tutti. Ma adesso è davvero il momento di fare l'unboxing, andiamo a vedere questa confezione molto essenziale. Vevor cosa ci propone? Andiamo a vedere all'interno come è fatto anche il prodotto. Andiamo velocemente a verificare all'interno della confezione Vevor cosa ci offre. Spugnettina anti-distruzione nel trasporto, manuale molto semplice che è scritto in inglese. Ci sono tutte le caratteristiche del dispositivo. E poi c'è scritto anche in cinese, ma comunque andremo a vedere insieme come funziona questo dispositivo. Infatti è davvero molto semplice nell'utilizzo ed è davvero intuitivo al massimo, quindi il manuale davvero servirà a molto poco. Ma uno degli elementi che mi ha fatto pensare che questo prodotto è davvero di qualità, oltre poi andremo a vedere le caratteristiche e il funzionamento, è questo fogliettino. Infatti si tratta di un certificato di calibrazione. Ed è un certificato di calibrazione basato su l'ISO 17025. Immagino che tanti di voi non lo conoscano questo standard. Si tratta di uno standard di calibrazione di taratura internazionale che si basa su delle procedure di taratura ben precise e condivise appunto a livello mondiale, ed è un certificato. Questo qui non è accreditato, è riferibile e non c'è neanche il risultato della calibrazione, però ci dà comunque una garanzia del fatto che lo strumento, oltre a funzionare correttamente, misura le temperature in maniera molto accurata. Ma adesso andiamo a vedere come farà. Finalmente vediamo il prodotto e gli accessori. Gli accessori sono composti da una memoria da 16 GB, infatti il dispositivo è come se fosse una fotocamera, la possibilità di scattare delle foto. Poi abbiamo il cavetto di ricarica, infatti la termocamera funziona fino a 9 ore continuatamente con una carica intera e questo è il cavetto che ci consentirà di caricarlo, un cavetto di tipo USB-C. Ma finalmente arriviamo al pezzo forte ed ecco la termocamera. Si tratta di un oggetto davvero molto compatto e anche il suo peso. Il display è abbastanza grande e nella parte anteriore troviamo l'ottica. Ma adesso andiamo a vederlo più in dettaglio. Ah, dimenticavo che ci offrono anche una comodissima custodia per portarlo in giro in modo che non si possa sporcare magari se andiamo in zone polverose. La termocamera si presenta con un setup molto moderno. Nella parte frontale abbiamo l'ottica, è composta da appunto l'ottica centrale. Questo modello in particolare ha un foro sotto l'ottica, adesso lo faccio vedere anche più in dettaglio. Sotto l'ottica qui c'è un altro foro per la predisposizione di una telecamera ottica. Infatti sarebbe possibile combinare l'immagine della termocamera con immagine ottica, ma è un altro modello di fascia leggermente più alta e abbiamo anche questi altri due fori piccolini in alto che sono due LED nel caso dovessimo utilizzare la termocamera in zone molto scure, molto buie, abbiamo possibilità di fare luce. In più abbiamo qui davanti un grillettino che si vede, eccolo qua, fondamentalmente serve a scattare delle foto,
molto simpatico. Nella parte posteriore, nel gambo, abbiamo il solito comodissimo alloggio per fissare la termocamera su un treppiedi per fare delle campagne di misurazione lunghe, per non utilizzare la termocamera a mano tutto il tempo. E nella parte superiore abbiamo uno sportellino di gomma che nasconde l'alloggio per la micro SD, appunto per montare una micro SD e memorizzare le immagini, e il collegamento USB-C per la ricarica della batteria. Lo sportellino è fatto in modo che possa riparare la parte interna dei connettori dalla polvere e magari da qualche schizzo d'acqua. Nella parte posteriore abbiamo invece il display bello grande, verticale, e i tasti con una croce direzionale col suo occhio al centro e alcuni altri tasti che andremo a vedere tra un attimo come funzionano, a cosa servono. In estrema sintesi, queste sono le dotazioni della termocamera. Ovviamente adesso andremo un po' più in dettaglio, e il primo dettaglio molto interessante è che la risoluzione del CCD della termocamera è di 240x180 pixel, quindi abbiamo una risoluzione che non è altissima, ma nella media del mercato è davvero molto buona ed è più che sufficiente, ve lo posso garantire, andremo a vedere, per andare a vedere dei dettagli anche in un circuito SMD dove magari una resistenza si scalda troppo. Riusciamo ad andare a vedere addirittura in che zona di una resistenza SMD, anche di quelle più piccole, si scalda rispetto a un'altra zona. Il range di misura della temperatura va da meno 20 a più 350 gradi, quindi ha un range molto esteso. Questa termocamera ha un minimo di sensibilità di misura della temperatura che è 40 millikelvin, ovvero la minima variazione di temperatura che la termocamera riesce a misurare. In più risponde allo standard IP54, quindi resiste un po' agli schizzi e alla polvere, non teme troppo gli agenti atmosferici e ovviamente delle officine o comunque nel campo di lavoro. Ha una batteria che ci consente di utilizzarla fino a 9 ore continuatamente e ha un range di messa a fuoco che varia da mezzo metro fino a 4 metri. Quindi abbiamo un bel range molto esteso di messa a fuoco. In ogni caso vi lascio in descrizione il link per andare a visitare il sito di Vevor, vi lascio il link di questo prodotto per andare a verificare tutte le caratteristiche tecniche nel dettaglio. Comunque adesso noi andiamo avanti, andiamo a fare una prova pratica, andiamo a vedere come funziona, vi mostro come funziona, ma è davvero semplice, già vi ho accennato prima che è semplicissimo, e andiamo a fare anche una prova pratica con delle celle di Peltier. Andiamo a vedere come varia la temperatura, come varia la visione della temperatura di una termocamera con delle celle di Peltier che sono l'ideale per questo genere di test. E per chi non conoscesse le celle di Peltier, si tratta di moduli a semiconduttore che sfruttano un principio elettrofisico, infatti sottoposte a un'alimentazione, diciamo che ho io funziona a 12 volt, riescono a generare una differenza di temperatura tra una faccia e l'altra, le andremo a vedere, e quindi riusciremo a trasferire il calore da una faccia appunto ad un'altra, e una faccia diventerà più fredda di questi moduli, un'altra faccia diventerà più calda. Andiamo a vedere quindi con la termocamera come varia questa temperatura, e quindi andremo a vedere anche come funziona la termocamera, come funzionano anche le celle di Peltier a questo punto, per andare a studiare più in dettaglio e nell'aspetto pratico questo dispositivo. Il primo passo ovviamente è accendere la termocamera. Per farlo bisogna schiacciare questo tasto per alcuni secondi e il display si accenderà. Ci sarà una fase di caricamento, vediamo in tempo reale. Eccolo qui, si sta caricando il sistema, si sta inizializzando e la termocamera è già pronta. Adesso vediamo la schermata col formato quello più comune, ovvero quello con una gradazione dei colori che va dal più scuro per le zone più fredde alla zona con i colori più chiari e più luminosi fino ad arrivare al bianco per le zone più calde dell'immagine. Vediamo anche le temperature minime e massime rilevate dalla telecamera nell'immagine che sta riprendendo. Infatti vediamo due cursori che si muovono in base ai punti più caldi e più freddi che sta rilevando. Infatti è la crocetta rossa che adesso si muove un po', è impazzata perché l'immagine è abbastanza omogenea, è la zona più calda, mentre la crocetta verde è la zona più fredda, quella centrale e quella bianca è la zona centrale. Ovviamente la misurazione della temperatura è nella zona centrale, e qui possiamo vedere il risultato delle tre temperature qui in alto, più ovviamente qui nella scala. Ovviamente la scala viene
modulata nella stensione in base al punto più caldo e più freddo dell'immagine ripresa. Ovviamente in questo caso il valore minimo e il valore massimo sono molto simili e quindi abbiamo una scala molto stretta. Per quanto riguarda i tasti, abbiamo il tasto di ritorno indietro, vedremo dopo a che serve per appunto tornare indietro nei menu, il tasto di riproduzione per andare a visionare le foto che abbiamo scattato, le termofoto, chiamiamole così, e abbiamo quest'altro tastino che se lo teniamo schiacciato, adesso lo tengo schiacciato, accende questi due LED che fanno abbastanza luce, ovviamente adesso non si vede perché qui è tutto molto luminoso. In più qui al centro abbiamo una croce direzionale più l'ok, più l'enter, diciamo, per interagire con il menu. Ma vi voglio spiegare velocissimamente come funziona una termocamera, per chi non lo sapesse ovviamente, e in pochissime parole. Quindi non me ne voglia chi è esperto in materia, poiché farò una panoramica molto veloce e non dettagliata del funzionamento. Quindi, come funziona? Semplicemente noi riusciamo a vedere la luce visibile, quella che riusciamo ovviamente a percepire tramite i nostri occhi, poiché il range di frequenza, infatti i colori, la luce si misura in un range di frequenza che all'esterno dà la luce, chiamiamola così, infrarossa, ovvero sotto il rosso. Quindi si tratta di una luce che noi non riusciamo a vedere, ma che il CCD, l'elemento che percepisce la luce di questa termocamera, riesce appunto a vedere. Infatti questa termocamera riesce a vedere la radiazione infrarossa. Un processore all'interno interpreta questa immagine che vede il CCD e lo reinterpreta assumendo ad ogni livello di radiazione, sempre ovviamente infrarossa, un colore specifico. Con questa particolare termocamera abbiamo fino a quattro modalità di rappresentazione. Questa è quella più comune, ovviamente c'è quella anche a scala di grigio, per intenderci. Quindi funziona a tutti gli effetti come una telecamera, solo che anziché percepire la luce visibile, quindi che riusciamo a vedere anche noi, percepisce una particolare sezione della luce che noi non riusciamo a vedere, ma che viene emessa dagli oggetti che sono caldi. Infatti, oltre lo zero assoluto, tutti gli oggetti, quindi che superano questa temperatura, lo zero assoluto, iniziano a emettere questa radiazione infrarossa. Quindi è direttamente proporzionale alla temperatura degli oggetti, quindi quanto più un oggetto è caldo, tanto più emanerà questa frequenza, questa radiazione luminosa. Quindi noi con uno strumento di misura del genere riusciamo, attraverso questo principio fisico, a vedere il calore, fondamentalmente, a vedere la temperatura degli oggetti. E dopo questo ennesimo spiegone vi faccio vedere come funziona subito con la mia mano. Guardate che figata! Adesso io non so per quello che si vede, ma questa è la rappresentazione della mia mano. Ho un indice più freddo, il resto della mano è più calda. Il pollice è il più caldo di tutti. Ovviamente il palmo è quello più caldo, infatti tanto più l'immagine è bianca, tanto più la temperatura è alta. E se faccio collimare la crocetta bianca centrale con la zona che mi interessa misurare, in alto a sinistra del display si può vedere la misura della temperatura. Ovviamente non è precisissima, non è come un termometro o una termocoppia, però è davvero comunque molto preciso e sta leggendo 33,4 gradi circa. Se adesso punto la termocamera alle mie spalle, posso vedere la rappresentazione termica appunto di questa zona della casa, della stanza. Infatti vedo che il logo è caldissimo e anche il portatile qui è molto caldo. Adesso scatterò una foto, ve la faccio vedere in grande perché immagino che non si veda un granché. Questo qui è il monitor, si vede la retroilluminazione, illumina il pannello. Adesso, come vi ho promesso all'inizio del video, facciamo una prova pratica con delle celle di Peltier. Io qui ho preparato alimentatore, ho dei cavetti di collegamento che sono assolutamente inadatti a questa prova, poiché le celle di Peltier consumano un sacco di corrente, fino a 10-15 ampere,
Però non arriveremo a quei livelli perché le celle di Peltier erano utilizzate in determinate installazioni, quindi utilizzarle così senza andarle a applicare con delle rette di raffreddamento, ventole, eccetera, eccetera, non è il caso. Noi le accenderemo per pochi secondi con una corrente limitata dall'alimentatore, quindi questi cavetti ce li facciamo bastare. Qui ho due celle di Peltier, sono fatte in questa maniera qua. Ecco qui, sono due mattonelline molto semplici, sono a 12 volt, funzionano a 12 volt. Qui all'interno si vedono gli elementi, i semiconduttori di questa mattonella, le cui facce sono in ceramica, infatti si sente dal rumore che sono in ceramica. Quindi queste celle generano un delta T, una differenza di temperatura tra una faccia e l'altra, quindi tanto più riusciamo a dissipare calore dal lato caldo, quindi dal lato che diventa caldo, tanto più il lato freddo diventerà freddo. E grazie a questo principio vengono utilizzate normalmente nei frigo portatili, quelli che vanno a 12 volt nell'auto per intenderci, o per raffreddare molto velocemente e in maniera compatta, infatti sono degli elementi davvero molto piccoli, dei circuiti elettronici o delle parti meccaniche che hanno bisogno di un raffreddamento attivo. Adesso andiamo a provare subito queste celle. Adesso vado a collegarle all'alimentatore. Le vado a collegare tutte e due nella stessa maniera. Ovviamente qui abbiamo un filo rosso e un filo nero. In realtà non hanno una reale polarità. Se inverto la polarità, le facce che si scaldano, che si raffreddano, si invertono. E adesso le orienterò in modo tale che una cella rimarrà con il lato caldo in alto e l'altra con il lato freddo in alto. Così vedremo una che si raffredda, una che si riscalda tramite la termocamera e vedremo effettivamente come funziona questa termocamera con un esempio dinamico. Per fare questa prova, poiché la termocamera non ha la capacità di fare dei video ma solo delle foto e darvi una visione più chiara e grande della dinamica dell'esperimento, chiamiamolo così, utilizzerò il cellulare per fare il video allo schermo, così riuscite a vedere meglio come vanno le cose. Adesso abbasserò la corrente di alimentazione delle due celle di Peltier con una tensione limitata a 12 volt, così non rischiamo di bruciare tutto, e do alimentazione. Adesso inizio a aumentare la corrente. Adesso vedete come una cella diventa fredda e l'altra calda. Vedete che quella lì fredda diventa blu e quella, la faccia calda, invece diventa rossa. La cosa davvero poi interessantissima, adesso vado a togliere l'alimentazione, siamo a 2 A di alimentazione, stacco perché altrimenti rischiano di prendere fuoco. La cosa davvero super interessante è che rimane la impronta termica di quella calda e di quella fredda. Mi spiace, purtroppo l'immagine qui non è fantastica, però è davvero super interessante. È rimasta l'immagine termica. Infatti io posso fare così, dov'è? Così rimane l'impronta della mia mano, del mio dito. Rimane l'impronta termica. Adesso faccio un'altra prova per mostrarvi la differenza in tempo reale tra la faccia calda e la faccia fredda. Vado ad avviare la registrazione e dare alimentazione. Mi concentrerò su questa cella qui. Vediamo che qui abbiamo la faccia fredda, il lato freddo, e di qui il lato caldo, 38 gradi, e di qui 22 gradi. Io ovviamente ho limitato molto in corrente il funzionamento della cella per non distruggerla, perché non è questo il modo con cui si utilizzano. Qui si vedono tutti i piccoli elementi che compongono la cella. E grazie a questo strumento, alla termocamera, riusciamo a vedere questi dettagli. E stesso discorso facendo delle verifiche nei impianti elettrici, nei quadri elettrici, nei sistemi meccanici, per andare a vedere magari se c'è un componente che funziona male e praticamente riusciamo a capire effettivamente dove magari c'è più attrito, quindi riusciamo a vedere come andare poi a intervenire. E come promesso vi ho portato due esperimenti per verificare il funzionamento di una termocamera e andare a vedere anche più in dettaglio come funziona. Come vi ho detto all'inizio del video, vi lascio nelle descrizioni tutti i link relativi a questo prodotto, andare a vedere più in dettaglio come funziona, c'è anche il manuale d'uso, e vi ricordo di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, attivando sempre la campanellina. I commenti sono sempre a vostra disposizione per fare domande e contattare le community. E per questo video ci siamo detti tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!